Amici sportivi appassionati di grande montagna, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Salite da Incubo. Oggi ci troviamo in Piemonte, per la precisione in provincia di Cuneo, Valle Grana. Da qui prenderà il via alla nostra ascesa straordinaria. Scaleremo una delle montagne più difficili, sto parlando del Colle della Fauniera, una delle ascese sicuramente più impegnative dell'intero arco alpino. Ci troviamo a Pradleves, 822 metri di quota, ed è proprio da qui che partirà la nostra ascesa. In mia compagnia Luca, una guida cicloturistica, profondo conoscitore del territorio, e Marco Marino, presidente dell'Unione Montana Valle Grana. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Pradleves e benvenuti in questa bellissima valle che si chiama Valle Grana. Da qui appunto Marco parte la nostra ascesa molto impegnativa, io l'ho studiato un pochino sulla carta ma so che ci aspetta qualcosa di veramente difficile. È una salita che ti dà la possibilità di confrontarti dal punto di vista fisico, atletico, ma ti dà anche la possibilità di vedere questi paesaggi bellissimi che contornano la nostra valle e di cui noi siamo assolutamente e profondamente orgogliosi. A questo punto Luca siamo direi pronti per partire verso la nostra ascesa, un dislivello importantissimo, 1700 metri da qui fino alla vetta appunto di questo Colle Fauniera che scollinerà a 2511 metri. Io direi di proseguire, anzi di iniziare la nostra splendida avventura. Da Pradleves sono stati percorsi poco più di 7 km. Ci troviamo nell'abitato di Campo Molino, pendenze che si aggirano dal 5 al 9%. Da questo ponte che tra poco troveremo comincia la parte, se vogliamo, centrale, più difficile, che contraddistingue questa ascesa. Pendenze che arrivano anche al 15%. Fino, diciamo, a Castelmagno, fino al santuario, si può dire, Luca, che è la parte più impegnativa. Sì, hai detto bene, da Campomolino inizia il vero Fauniera, sono circa 15 km, 6 da qua al santuario, veramente terribili. Non scende, di solito si dice che non scende mai sotto il 10%, qua direi che non scende mai sotto l'11-12, 6 km veramente da inferno. Tu Luca la conosci sicuramente molto bene, l'hai solcata tantissime volte, qual è il tuo parere e come la posizioni tra le salite più difficili? Io le ho percorse quasi tutte, da 15 anni a questa parte che pedalo in giro per le Alpi e sì, è veramente veramente tosta, perché in tante salite, mettendo il famoso jolly, puoi anche farle piano, qua tanto piano non puoi andare. Importantissimo è dosare, calibrare lo sforzo, perché è chiaro che incappare in una crisi a metà salita, quando la parte difficile della salita è proprio a metà, non ve lo consiglio. Se affrontate il Colle Fauniera come singola salita, chiaramente i problemi diminuiscono. Potrebbe bastare integrarsi con gel idrosalini o comunque zuccheri a rapido assorbimento. Se il Colle Fauniera lo fate come salita all'interno di un itinerario più lungo, il consiglio è chiaramente di bere a intervalli regolari e di mangiare qualcosa di proteico quando si può, naturalmente. Luca, qua la sosta è d'obbligo. Ci troviamo a Chiappe, abbiamo percorso 13 km dalla nostra partenza, siamo a quota 1600 metri. Chiappi è una delle 15 borgate che contraddistinguono il comune di Terre Alte di Castelmagno. Pensate che di queste 15 borgate solamente 5 sono abitate in modo permanente. Una di queste appunto è Chiappi e proprio qui, se Luca me lo concede, una piccola sosta per andare a vedere la stagionatura del simbolo di questa vallata, il formaggio DOP di Castelmagno. Andiamo. Thank you.
Il comune diffuso di Castelmagno è uno dei cuori dell'Occitania e uno dei suoi simboli è proprio qui, alle nostre spalle, a 1760 metri di quota, il santuario di San Magno. Qui ogni anno, Luca, si celebra la festa del santuario di San Magno, dove c'è questa processione al Baio, una festa molto sentita dal territorio. Subito dopo il santuario si affronta l'unico tratto dove è possibile tirare un pochino il fiato, un tratto di circa un chilometro facile e poi gli ultimi 7,5 di nuovo senza pietà. Ne abbiamo già fatti più di 15 di chilometri. Una salita normale, Luca, a quest'ora sarebbe già terminata. Il Fauniera no, è lunga, l'abbiamo detto, 22 chilometri. Qui si è scritta una pagina stupenda, storica, leggendaria se vogliamo, del Giro d'Italia. 1999, si scalava il Colle Fauniera, la tappa partiva da Bra e si concludeva a Borgo San Dalmazzo. Beh, qua in cima per primo passò proprio Marco Pantani. Poi nel 2003 il Giro d'Italia è tornato, ma ha deviato poco prima dal Colle delle Ischie. Speriamo che a breve torni. Ogni anno viene affrontato il Colle Fauniera da una delle gran fondo più belle del panorama italiano, la Gran Fondo Fausto Coppi. Ben arrivati. Grazie. Sul Colle Fauniera. Ce l'abbiamo fatta. La croce alle nostre spalle, 2511 metri di quota, il colle 2481, è la bandiera occitana che ci dà il benvenuto insieme al sindaco di Castelmagno, Alberto Bianco. Proprio di qua, qualcosa come 20 anni fa, Marco Pantani ha conquistato la maglia rosa al termine di quella splendida tappa che si concludeva a Borgo San Dalmazzo. Il Colle Fauniera è diventato un mito. Tutte le settimane abbiamo dai 500 agli 800 ciclisti che provano a scalare questa bellissima salita che sicuramente ha lasciato un segno e lo dimostra questa bellissima statua, certo, di Pantani, che è ammirata da tantissimi. Chiunque sale qui vuole la foto con Pantani. Ed è proprio qui che idealmente, ma anche geograficamente, si incontrano, si incrociano queste tre vallate, Stura, Grana e Maira. E grazie al sindaco la nostra salita sì finisce qui, ma il nostro momento, diciamo così, culinario non finisce qui, perché quando si arrivano in posti così belli, così ricettivi, la fa da padrone non solo il paesaggio, ma anche l'enogastronomia e i piatti della tradizione. Certo, ricordiamo a tutti che il Castelmagno formaggio rientra nei 5 primi formaggi al mondo come qualità, come bontà. E insomma, è una bella responsabilità avere un qualcosa di così straordinario. Grazie sindaco. Grazie a voi. Luca, scendiamo. Vai, ci vediamo a tavola. In un certo senso qui ci troviamo all'ombra del santuario di San Magno, a circa un chilometro. Davide, grazie per l'ospitalità. Il nostro appuntamento è chiaramente per il prossimo episodio di Salite da Incubo. Un caro saluto dalla Valle Grana, dal Colle di Fauniera, ma soprattutto dalle valli occitane. Benvenuti.